tipo fighissimo, ragazzi, perché ci sarà, voi dovete indovinare praticamente, no? Infatti non far sbirciare che vedo. Ah, no, 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 dai, ma se hai citato due ore sul ma gioco. Ma se continuavo a dirti come tirare, te non mi ascoltavo. Lui conosce i trucchetti, secondo sì, me. Sì, anche secondo me. Sì. Ha fatto su giù e le notte 200 all'ora. Dovrete indovinare un calciatore a partire da indizi che noi vi daremo. Però attenzione, non è che ne daremo tantissimi, uno solo. Se nessuno indovinerà dopo questo primo indizio, cioè ne daremo un altro. Se nessuno indovinerà dopo quest'altro indizio, continueremo. Soltanto che in realtà ogni risposta, soprattutto la prima risposta che voi date dopo il primo indizio, quindi se subito azzeccate, è quella che vale più punti. Quanti sono? 10. 10, sono tipo tantissimi. Seconda 5. Seconda 5, quindi 3, 2 e 1. A scalare, esatto. Okay. Quindi in realtà è vero, avrete più possibilità di indovinare, però a quale prezzo? Bene. A quale costo? A quale prezzo? Bravo, un po' di dramma. Allora, chiedo alla regia di far comparire la grafica del punteggio, perché vogliamo ovviamente contrapporre i nostri due ospiti. Ok, ecco qui, Alessandro contro Luca. Perché teniamo il conto, teniamo i punteggi. Occhio, ah, occhio. No, si sostituì, giusto, no. bravi ragazzi, bravi, non hanno capito da soli. Allora, piccola nota prima di partire. Sono divisi per ruolo, esatto. Quindi cominceremo dal portiere, giochiamo col 4-3-3, quindi saranno quattro difensori. Bello, bello, miglior modulo, posso dirlo. Bello, posso dirlo. Numero uno, portiere. Portiere. Primo indizio. Primo indizio. Ha giocato anche da attaccante, segnando 38 gol in gare ufficiali. Sorrentino. No, allora. Sorrentino. È portiere brasiliano che si chiamava. Perché lui calciava le punizioni. Ci sta, ma non era brasiliano, però mi sa, Non era brasiliano? Che lui calciava le punizioni al San Paolo, ma, tipo. Vabbè. Se no andiamo Franco Armani. Qualcuno tira il Ghita. No, è tipo Caio. Caio, tipo, si chiamava. Re Caio. Esatto, tipo Re Caio. Ok. Era quello che tirava. Sì, lui però tirava le punizioni. Qui l'indizio è, ha giocato anche da attaccante. Vai. Colombiano, giocava in MLS, sì. Ma il nome non lo saprò mai. Ma vediamo. Diamo un altro indizio. Comunque segnalo Sorrentino. Ha non giocato era in terza raro. Categoria. Sorrentino cos'è che ha fatto? Ha giocato in terza categoria poi, attenzione. Vabbè, ma non è calcio da attaccante, glielo dico. E lì sei rifatto. Ok, va bene. Secondo indizio, perché non l'abbiamo ancora preso. Non era raro, dopo una parata, vederlo involarsi verso la metà campo avversaria ed elargire incredibili assist. Quindi ha giocato sia in attacco, ma a volte gli è capitato anche di far gol, perché prendeva la palla da matto, partiva e faceva cose. Io dico un matto, che è quello dello scorpione, che Ghita, è Ghita. Ghita, no, l'hanno già detto, ma non è lui, no, signori. Io sto pensando ai cognomi più comuni in Colombia. Eh sì, perché lui magari lo sa. Lui si però, è fissato con la Colombia. Però non... Sì, ma lui era sudamericano, insomma. Si è fissato con la Colombia. Però purtroppo non gli viene in mente il nome. Se fosse un personaggio di Mario Striker, sarebbe Jimmy Ballotta, che lo abbiamo tra i pali in questo momento, ma non lo è. Terzo indizio. Questo ricordarsi i nomi a volte. Spesso, anche con la sua nazionale, utilizzava il numero 9. Okay. Se non ci arrivano, ci sarebbe anche un altro indizio che potremmo dare. Sì. Cioè, dove si gioca il calcio? In campo? E quindi? Campos. No, l'ho detto prima io, però, tu l'hai detto plurale. Ha sbagliato l'indizio. No, scusami, Tu sei Mangarino o Mangarini? No, sono tre punti perché. No. Vabbè, no, segniamone però due. Segniamone due ad Alessandro. Segniamone due ad Alessandro. Let's go! L'ho detto io, campo. Vabbè, l'ultimo indizio, che secondo me è il più significativo, mentre la regia mi manda l'immagine. Caff, qual è l'ultimo indizio? Era famoso per sfoggiare in campo, come vedrete adesso, sgargianti completi che spesso disegnava. Sai dov'era? In MLS. Porco Giuda. Esatto, infatti il penultimo indizio era giocato la quasi totalità della carriera in Messico, tranne due stagioni nella Major League statunitense, nei LA Galaxy e nei Chicago Fire. Che stile, però. Che stile, se li disegnava lui. Però che questa cosa è bellissima, Ecco. Jorge, grande. Cioè, grande Jorge Campos. Avanguardista, avanguardista. Meraviglioso. Veramente. Guarda, adesso prende la palla a parte. Pazzo, è impazzito. No, è questa cosa è straordinaria. Il sogno di tutte le difese, no? Altro che Neuer, lì, come si chiama? Cioè, Neuer. Bravo. Pensa essere talmente forte da fare tutti i ruoli del calcio. Vedi, ecco, il Magic Johnson del calcio. Bene. Secondo giocatore, un difensore. Difensore, okay, iniziamo. Questo lo potete indovinare, Ok. Primo indizio. Vai, da piccolo aiutava sua madre nella vendita dell'acara. Prego, dell'acara. Pasta fritta fatta di fagioli dall'occhio
macinati, fagioli dell'occhio, Marcello, quelli che sono l'occhio. Sì. A Porta Cu, non diciamo che sembra qualcos'altro, sinceramente. Ok, sì, va bene, questo era, se qua lo sapevi, eravate dei mostri, sì. Partiamo, Turam. Turam, attenzione, no, non è Turam. Volevo dire anche io. Ok, dell'Ankara, vabbè. Niente, andiamo avanti. Questo è importante. Questo. Sparì per un mese senza che nessuno della sua squadra sapesse dove fosse finito. Al suo ritorno si giustificò dicendo che essendosi sposato, secondo le usanze del suo paese, gli fosse concesso un mese di vacanza. Ah, Tribu West. Beccato. Grande. Toccale. 5 punti a Luca. Leggiamo anche gli altri indizi. Che mentre scorrono le immagini, esatto, del Taribone. Io pensavo fosse Dennis Rodman. Esatto. Era chiaramente Rodman. Rodman del calcio, sì. Rodman del calcio. Luca avrebbe mentito sulla sua età. Secondo voci non confermate, sarebbe nato nel 1962 e non nel 74, come aveva sempre dichiarato. 78-12 anni. Ma vabbè, anche famosa la storia che lui aveva detto a Lippi: Dio mi ha detto che devo giocare. Lippi gli ha detto, esatto, ma non ha detto niente. Grande Taribone. Lo vediamo, era un matto anche lui con la nazionale Nigeria, ci ha fatto sognare. Ok, bene, passiamo al secondo difensore. Yes. Questo è difficile, ma io ci sono molto affezionato. Beh, insomma, dai, magari, ma sanno tutto. Vai. Il padre è greco, la madre è statunitense. Questo è il primo indizio. Papadopoulos. Si butta, non è lui. Mi raccomando, chat, provate a indovinare. Lallas. Porca miseria, segnate 10 punti. Detto. Segnate 10 punti a Luca, incredibile. Mamma mia. Una cartelletta. Oh mio Dio. Volete sapere perché? Vi spiego perché. Vai, illuminaci. Unica icona statunitense su FIFA. Sì. E quindi ho letto statunitense, lui fa il difensore, sì, quindi era su FIFA, l'unico difensore statunitense, poi famoso degli anni 90. Ecco. Ragazzi, mamma, meno male che due anni fuori corso, non vorrei dire collegare tre punti. È l'uomo gatto comunque di questo gioco. Leggiamo anche gli altri indizi, perché sono delle curiosità interessanti. Ha pubblicato 7 album musicali, l'ultimo dei quali nel 2019. Quindi continua. Infatti. Ed è il primo giocatore statunitense non italo-americano a calciare i campi della Serie A. Pim, ecco. Nella stagione 94-95, dopo aver ben figurato a USA 94, viene acquistato dal Padova. Eccolo. E poi è famoso per il suo aspetto un po' da hippie, con questo barbone, questi capelli sbarazzini. Ecco. È vero. Tra l'altro, famosa anche una sua intervista, il Padova aveva perso di brutto e lui disse: vabbè, che mi frega, adesso torno a casa, suono con la chitarra, faccio all'amore con la mia fidanzata e tutto ricomincia come è normale. Oh, un eroe. Altro difensore, signori, per il nostro 4-3-3. Primo indizio. Dal 6 marzo 2008 è cittadino onorario di Pollina, della città metropolitana di Palermo. Non unire i puntini, che sennò poi va a finire. Alessandro chiaramente in difficoltà, sta cercando... Sì, onorario, è tosta, onorario. Sta cercando... Ok, passiamo al prossimo. A 15 anni veste la prima maglia della nazionale con l'Under 16. Resta in azzurro fino al 17 ottobre del 2007, chiudendo la carriera con la nazionale in un amichevole contro il Sudafrica. Ok, andiamo avanti. Aspetta, dagli un attimo che si stanno. Perché allora. Attenzione. Chiaramente è un giocatore importante a Palermo. Sì. No? E quindi i difensori centrali. O palermitano, però. Perché lui ha preso la cittadinanza onoraria. A Palermo gli hanno dato la cittadinanza. Esatto, quindi secondo me o Zaccardo. Dico Zaccardo adesso. Però mamma mia! L'hai indovinato. Volevo dirlo subito. Cinque punti. Impressionante. Eccolo là. Altri campione del mondo, autogol contro gli Stati Uniti. Esattamente. Infatti. Infatti ce l'abbiamo, no? Regia, ci puoi mandare l'autogol? Ecco, guardiamo. Scusate. Ma Zaccardo ha 15 anni e 14 in nazionale. Guarda che Zaccardo ha vinto un mondiale. Pim! Io ho detto Carlo Fieri. Zaccardo ha vinto un mondiale e l'unica cosa per la quale ce lo ricordiamo è che ha fatto autogol contro gli Stati Uniti, perché ha provato a non farcelo vincere. Esatto. Uno degli unici due gol che abbiamo preso, l'altro su rigore. Madonna, no, non è vero. Sì, su rigore. Sì, di Zidane. Terribile. Esatto. Bene, grande Zaccardo, vogliamo ricordarlo così. L'altro eroe di quella spedizione fu sicuramente chi era Barone, che aspettava il Barone passaggio. Barone che sta ancora là ad aspettare, cioè, anche lui una vita di sacrifici, sì, per essere ricordato per una cosa. Per un passaggio mai arrivato. Sì, sì, sì. Vabbè, però ci siamo affezionati a questi giocatori. Bene. L'ultimo difensore. Ultimo. Vabbè, allora. Mamma mia, va. Partiamo. Vai.
Ha giocato a contro... Ha giocato a centrocampo nel 3-5-2 di Nevio Scala, come terzino sinistro nella difesa a 4 di Ancelotti, come difensore centrale nel 3-4-1-2 di Malesani, come mediano e difensore centrale nel 4-4-2 di Eriksson. Quindi sapete anche che allenatori più o meno... Anche solo ricordarsi tutte queste cose. Lo so. Però Nevio Scala è un allenatore... Compatibile. Un allenatore che lo ricordiamo... Lo ricordi? Assolutamente Nevio. Grande Nevio. Va bene, Diamo un altro indizio. Figlio di immigrati italiani di origini marchigiane, è nato in Argentina, per cui ha giocato in nazionale, ma anche la nazionalità italiana. Camoranesi? No. Vai. Ale, buttati. Ma è a sinistra, quindi è mancino? No. È difensore. Ha giocato. Ti diamo indizi in più, è vero. Siamo senza la formazione. Sono difensore. Cioè, adesso non abbiamo di più alla destra. Capito? Cioè, se era terzino sinistro. No. Ha giocato, tra l'altro, anche un pochino. Ha giocato a centrocampo. Poi è stato spostato in difesa. Poi difensore centrale. Tu lo sai, non lo stai dicendo per farmi recuperare dei punti? No, prego, vai. Ci mancherebbe. Attenzione, vai. No, non c'è. Ok, terzo indizio. In Argentina ha giocato solo 3 stagioni prima di approdare in Serie A, rimanendoci fino al suo ritiro. Attenzione. Quindi è un giocatore famoso per aver militato, come anche diciamo gli allenatori che lo hanno avuto in cura, soprattutto ha giocato in Serie A, ok? Un po' difficile. Okay. Questa che magari non ti aspettai. Intanto mi dicono che i bando sono terminati, signori. Vabbè, è durato un sacco. C'erano tante PS4. È durato PS5, tantissimo, veramente tanto. Ma finisce. Lui ha giocato con la nazionale italiana. No, Argentina. Però anche la nazionale italiana, ma non l'ha mai neanche forse detto tanto. Tocca Simeone? No, non è Simeone. No, vai. Un altro, il penultimo indizio. Ha vinto il campionato italiano nella stagione 99-2000. Allora, 99-2000 ha vinto chiaramente. Chi ha vinto? Allora, no, la Roma o la? O Roma o Lazio? No, la Lazio forse, 2002. Forse la Juve. 2001. No, mi sta la Roma forse. La Roma. Però che bello, perché comunque stanno aiutando a vicenda, cioè stanno comunque ragionando insieme. Sì, è bello, la partita è stupendo. È impari, quindi. C'è un po' di handicap. È impari. Nel senso, no. Al suo di punteggio. Allora, vediamo l'ultimo indizio, questa è la l'ultimo. Difficile. Lo si ricorda soprattutto per le sue stagioni al Parma e alla Lazio. Verón. Ah, quasi. Quasi. Allora non ho idea di chi sia. È un difensore? Ah già, ma perché siamo in difesa anche ora. È un difensore. Difensore, centrocampista. Vai, portaci un punto, Ale. Portaci un punto. Un punto, no, beh, un punto glielo lascio, dai. No, intanto anche io non lo so. Un suggerimento sul tipo che è Salas. Salas, no, non è Salas. Non so, sul cognome, diamo un suggerimento sul cognome. Dai, gli ex Parma. Sì, infatti, sono Crespo. Ma questo è un mito lui, Adesso appena ve lo dico dite, ma porca miseria. Facciamo la stessa cosa che ha fatto lui prima, quindi far indovinare il cognome. Sì. Da un'altra cosa che non c'è zecca niente, tipo a cosa assomiglia il suo cognome. Il suo cognome, c'è una famosa serie TV su Netflix di tante Narcos. Persone. Shockato, io faccio minchia, l'ho capito adesso! Persone collegate tra di loro che sentono le stesse cose. Dei fratelli e sorelle Wachowski, giusto? Ho capito davvero bene? Davvero sono diretto da... Non era... sapevo, è diretto... Non era. Una serie molto famosa. 8 fratelli no, no, vabbè. Finisce per 8, una serie che finisce per 8. Sense8. E quindi questo è il mitico Sensi. Nestor Sensini, ragazzi. Nestor Sensini. Ha giocato dall'85 al 98, sì, 2000, sì, fino al 2000, un bel po'. Va bene, nazionale argentino, foto, ma anche con la nazionale italiana. Vedete questa foto? Sì. È l'unica foto che abbiamo Nestor Sensini in campo. Non è infatti, anche lui ce l'ha, tra l'altro. L'unico gol che ha fatto, non so neanche se è un gol suo, ma è l'unico. Però lui ha festeggiato. Va bene, qui 0 punti. Passiamo al centrocampo. Centrocampo. Allora, guai. Il suo vero nome è Augustin Azzuca. Non è Milazzu. Il cognome invece è proprio quello noto. Quello noto a tutti. Quindi questo, diciamo che lui è noto per come nome ha un però in realtà un nickname, mettiamola così. Il nome è? Il nome, allora, Augustin il nome è vero Azzuca. Augustin Azzuca.
Non lo so, però anche qua Asuka forse è meglio. Asuka. Augustina Asuka. Ha senso, ha senso. Io ho capito chi è. Nakamura? No. Ah, comunque Asuka è Asuka, senza Asuka. Iniziale. Ah, no, però Asuka. Senza H iniziale, quindi Asuka. Cioè, Asuka. Attenzione, qualcuno in chat l'ha preso. Qualcuno in chat l'ha preso. Ma posso dirlo ancora? Sì. Vai, vai. Cioè, ho tutti... Sì. Allora. Però mi sa che sei fuori strada, eh. Mi sa che sei fuori strada, però ci sta. Ah no, vabbè, non lo dico perché stavo... No, di. No, è Nakata? No. Ok, vai, andiamo. Secondo indizio. Ha disputato i mondiali nel 94, nel 98 e nel 2002. Come siamo lì, Ma il nome vero è, cioè, proprio porta fuori pista totale. Sì, è vero, fuori è vero. Pista totale. Ma infatti, secondo perché me, invece di essere un aiuto... peggiora la situazione. Io conosco ancora due giocatori che potrebbero avere quelli se ti porta fuori strada vuol dire che Honda e Nagatomo. Sì, cioè no, io ero lì. No, non pensate più a non no. È vero, sì, perché vi state confondendo, perché giustamente assolutamente sì. Vabbè, diamo... è Asuka, cioè non è Asuka. Non è Asuka, è Asuka. Socrate? Socrate no. No, ho giocato un po' prima. Vai, terzo indizio. Tra il 98 e il 2002 gioca al San Paris Saint-Germain. Qualcuno in chat l'ha preso, Qualcuno in chat l'ha preso. Nosdark, ok. Dal 98 al 2002? Sì. Al Paris Saint-Germain, dove gioca i suoi anni migliori. Comunque siamo in studio con i ragazzi di Amala TV, questa community legata al mondo chiaramente dell'Inter, ma in generale del calcio. A quanto pare. Dai, questo è difficile. Vabbè, signor GameStop, bravo, ha indovinato pure il signor GameStop, attenzione. Bravo, signor GameStop. Vai, quarto indizio. Sì, quarto indizio. Quarto. Nel 1996 è campione olimpico, dopo aver sconfitto in semifinale il Brasile e in finale l'Argentina. Fu una roba incredibile, 96, nessuno pensava che avrebbe vinto questa nazione, che è la Nigeria, vi do un altro indizio. Ok. La Nigeria. Anche lui su FIFA o Coccia. Stavolta c'ero. O Coccia, infatti il suo soprannome è JJ, JJ. Gliel'hanno dato i fratelli. Aggiungiamo due punti. Ecco Augustin. Ha molto più senso. Io ora. Subito ho pensato. Assolutamente sì. Sì, anch'io, però poi Augustin c'è. Infatti secondo me quello portava molto fuori strada. Il mitico Coccia, grandissimo, esatto. Ricordato da tanti che lo videro. Poi sì, soprattutto perché vinse queste Olimpiadi in una maniera rocambolesca. Ma cosa? L'ha fregato? Ho dato le spiegazioni a tutto, Ale, sei il solito imprevisto. Perché erano gli altri indizi che mancavano. Vabbè, dai, andiamo. Vai. Ho notato, ogni volta girano pagina, quindi non è che posso dare l'occhio. Non vede più, si nota che fa così. Dai, Ale, vai a controllare le Sim Svizzera. Oh, intanto Kram dice che ci trova molto in forma, sono molto contento. Buono. Ecco. Vale. Bene. Di nuovo centrocampista, vai. Di nuovo, primo indizio, ha un cugino senegalese che si chiama esattamente come lui. Ha un cugino senegalese? Diop. No. Sono mille. Sembra. No, però. Però. Proprio caso di omonimia totale. Ok, va bene. Volete un altro indizio? Altro indizio, vai. Il 18 settembre del 99 è squalificato per 4 giornate dopo una testata a Fabio Macellari del Cagliari. È il primo giocatore del campionato italiano ad essere sanzionato con la prova TV. Se era il nostro Ema, si faceva male questo personaggio misterioso perché ha testa durissima il nostro regista. Come il marmo, Come il marmo, assolutamente sì. Assolutamente sì. Primo giocatore italiano ad essere sanzionato con la prova TV. Attenzione, vedo dei. Ma no, io sto soltanto pensando ai nomi più comuni, tipo Sissé. Sissé no. Sissoko. Parliamo del campionato italiano, quindi ha giocato da noi. Però un cugino senegalese, vuol dire che lui non lo è. Se il cugino è senegalese, lui lo è. Potrebbe essere. Vai. Ah, è vero, anche questa cosa qua è partita. Terzo indizio. Si ritira al termine della stagione 2007-2008 senza giocare neanche un minuto nella stessa squadra che lo aveva lanciato nel nostro campionato molti anni prima. Quindi è uno che ha giocato, poi se n'è andato, poi è tornato, ma è stata un'esperienza più simbolica che altro. E poi... Gullit.
nel 2008. Gullit nel 2008. No, mi sta ritirato con la Samp, Gullit. Sì, però 2008. Sì, ci poteva stare, però 2008. Solo quello. 2008, solo no, quello. Difficile. Va bene. Andiamo avanti. Diamo il quarto indizio, secondo me lo capisco. Dai, vince il campionato italiano con il Milan nella stagione 98-99. È difficile capire perché ero nato. Quindi io ho 2 anni, capito? No, beh, tu hai detto prima, ti sei vantato che andavi allo stadio 2 anni. Ho capito, ma non è che capivo quello che succedeva. Attenzione, attenzione. Frecciatine, attenzione. Adesso va. Vabbè, diamo l'ultimo indizio, lo capite, l'ultima. Lo capite. È famoso per la chioma bionda ossigenata. Però... attenzione. Io avrei detto Nedved, però se c'era era per gli altri. Sì. E poi non è ossigenata. No, oh, vedi, in chat l'hanno indovinato, in chat l'hanno indovinato. In chat l'hanno indovinato. C'è un altro indizio abbastanza semplice. Il cognome sono 2 lettere. Sono 2 lettere. Bam. Bah, Ibrahim Bah. Bah. Oh, bah, sì. Ma era un ba di Bachi. Segnate un punto. Segnate un punto, Alessandro, per favore. Io dai, anche 2. Sì, diamogliene 2, dai, diamogliene 2. Mettilo 0. Ma allora mettilo 0. Proprio una festa tra amici, vabbè. Mettilo 0 se riesci. Assolutamente, grande, bah. Ottimo, ottimo, 2 punti. Bene. Ma ci sono ancora 6 giocatori, perché 2 punti? Adesso hai paura, sei a 22. Vai, centrocampista. Ultimo centrocampista. Sì. Il suo primo e secondo nome, meno noto, sono un tributo ai Beatles. Qua bisogna essere... Mauro Riccardi? No, non è, non c'entra niente. Piello Sabbarini. Rimontata per Alessandro. Fantastico. No, no, va bene, diamo subito il secondo, sì. Vai. Una volta se ne andò dal ritiro della sua squadra la sera prima della partita perché era arrivata la sua fidanzata. Il giorno dopo, mentre il resto della squadra era a pranzo, piomba completamente nudo al ristorante, giustificando il suo stato per la fretta con cui il mister voleva vederlo. Fretta che gli avrebbe impedito persino di trovare il tempo per rivestirsi. Gascoigne? Assolutamente sì. Paul Gascoigne. Però scusate, Gascoigne cos'è? Vabbè, Gascoigne. Gascoigne. Ma ha detto in francese. Gascoigne, cioè. Ma no, ma perché c'è il boss in, su... in francese. Vabbè, capito, ma Gascoigne, dai. Ma perché il boss su Bloodborne si dice così, è una citazione, siamo su GameStop, attenzione. Vabbè. Gioca un paio di giochi. Stavo per dire di nuovo Dennis Rodman. Vale tutto, vale tutto. Tra l'altro in una partita l'arbitro perse il cartellino, lo raccolse simbolicamente, lo ammonì e l'arbitro non... Io volevo non dire l'ha prese benissimo. Non l'ha prese benissimo. No, sì. Gli arbitri... Volevo dirlo per Paul, perché era Paul... Era di rispetto. Vabbè, beh, sì. Con sì, i Beatles. Esatto, esatto. Tanti vogliono fare. Infatti lui si chiama Paul... Yellow Submarine. Yellow Submarine. È stato quello, assolutamente. Ha giocato anche nella Lazio, tra l'altro, dai, che è un'esperienza che sono... Bene, siamo arrivati agli attaccanti. Attaccanti, c'è ancora tempo. Assolutamente. Mitico Gazza. Esordisce a 18 anni in C2, giocando nel Perugia. Non può che essere... Luca Toni. No, invece no, Peperoni sei numero uno. Luca in Toni. Occasione del Mondiale Francia 98, pur convocato da Cesare Maldini, non può prendere parte alla fase finale perché ha le prese con una broncopolmonite di natura batterica. Ah, quello con la broncopolmonite. Sì, vai, vai. Che poi nel 2002, che lui era giovane, lì, attenzione. Sì, però poi nel 2002 un po' meno, tra l'altro. Sì, vero, confermo, confermo. Peperoni, intanto è partita la chat, esatto, con... Il tempo passa per tutti. Luca Toni. Numero uno. Vai. Ce l'hai, ce l'avete. Dai, che sta per dire. Ha vinto sia campionato, sia Coppa Italia, sia Supercoppa Italiana lo stesso anno con 2 squadre diverse. Quindi ha fatto il triplete un po' meno carino con 2 squadre diverse. Però, in comunque... 2 anni diversi, ovviamente. Quindi Baggio. No. Perugia? Perugia. 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 Anche Bobo Vieri? No. 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 È che io non so chi sia per Materazzi, ma... Attenzione. No, perché gioca dietro, quindi no, mi sembra un po'... Diciamo l'altro indizio, che questo è... Ha inventato un'esultanza per i gol tutta sua. Montella. Molto famosa. Montella, ha detto? No. Girardino? No. Luca Toni? No. Eccolo. È tornato. Ok, diamo l'ultimo, qua lo indovinano. Sì. Già all'età di 8 anni gli compaiono i primi capelli bianchi. Questo è l'indizio questo facile. È un indizio facile, cioè, sì, questo è l'indizio. Perché avrai i capelli bianchi? Di un bambino. Perché avrai i capelli bianchi? Un bambino con i capelli. Noi l'abbiamo visto sempre con i capelli bianchi. Benjamin Button. Esattamente. Famoso pilota di Formula 1. Tra l'altro, Benjamin Button. Penna bianca, vi dice qualcosa?
quello della Juventus, certo. Dai, quello di Ravanelli. Fabrizio Ravanelli. No, 10 punti, 10 punti. Contategli 2 punti. Due punti. Il mitico penna bianca che sembrava vecchio già quando era giovane. Che aveva questa esultanza che solitamente non lo fa adesso, ma si metteva la maglietta davanti alla testa. Ah, non lo sapevo fosse. Cosa che adesso non si potrebbe fare, ma l'ha lanciata lui questa moda. Adesso fa tutti i gol, ovviamente. Dove non della Juve ci sono. Però è vero. Ok, penultimo giocatore, un altro attaccante. Esatto. Ma è mio nonno, scrive. No, era Fabrizio Ravanelli. Però magari è nipote. Con i capelli bianchi. Esattamente. Ma magari è nipote, un saluto. Adesso per la sua età. Non mai sapere. Se nel 98 vive a Londra, poi nel 2002. Sì, perché poi ha giocato nel Middlesbrough tanti anni, quindi poi è rimasto un po'. Sì, non lo sapevi. Perché in una puntata di Emigratis salutiamo. Assolutamente. Vai. È interessante perché per 12 giorni è un giocatore del Milan. Per 12 giorni. Solo 12 giorni. Si è acceso, Si è acceso. Quazzo. No. Per una tournée americana. Troppo recente. No, io ragiono troppo recentemente. Anche io i primi sono tutti qui. E poi attenzione. Perché recente chi ti era venuto in mente? No, nessuno. Stavo ragionando recentemente. Bellissimo. No, però c'era tipo Biabiani. Ma io posso anche far Melina e far andare gli indizi. Buttano un altro. Dai, un altro. Vai, un altro. Ha rifiutato una proposta di contratto milionaria di una squadra della Premier League per restare vicino alla famiglia. No, non ce l'abbiamo, un altro. Vai, un altro. No, sta venendo in mente, magari. Strategismo incredibile. Ce l'abbiamo. Questo è importante. Questo ragazzi, questo la è... No, non te lo... Dai, no, un altro. Dai. Te lo dico nell'oretta. Vabbè. Ha vinto la classifica capocannonieri in Serie A, Serie B e Serie C. Ci sono riusciti solo in due, ragazzi, a sta roba. Hübner. Bravo, no, Darione Hübner. Ale, però partecipa anche tu al gioco. Darione Hübner. Dai. Manca uno, questo. Tra l'altro aveva una routine tutta sua che adesso non diremo, però prevedeva anche uso di alcol prima di iniziare le partite. Dovete sapere che Ale è un calciatore professionista. No, adesso non mi sembra proprio. Sì, perché lui ha giocato in primavera al Piacenza. Dove giocava Hübner, tra l'altro. Però vabbè, è un discorso a parte questo, non giocava quando c'ero io. Avranno avuto la statua, i quadrettini. Ho giocato con Hübner. Hai pure giocato con Hübner? È mio amico. Darione. Tuo amico, ma poi i punti sono. Non mi aveva detto che quella volta la. Guarda, fatto bella, vabbè, niente. Ultimissimo, ragazzi. Sempre attaccante. Tra l'altro, Tatanka, vabbè, insomma. Esordio con il Cesena nella stagione 94-95. Questo è difficile. Questo è difficile. Ah, io avevo deciso che io ero sicuro che una delle tre sarebbe stato Ronaldo il fenomeno, quindi lo dico. Però non penso. Non che credo. È Cesena, no. Vai, secondo indizio. Si ritira a soli 29 anni, perseguitato da problemi fisici. Difficile, ma poi quando lo scoprite... Già chiudere in bellezza, insomma. Van Basten? Non volevo dire Van Basten, però niente, perché sennò 25-6. Non li sto dicendo. Nomi al Cesena, pensa a te. Il Cesena mi ricordo solo Nagatomo e basta. Gagliardini. Okay, e ha fatto gol il Cesena. Ha fatto gol il Cesena. Altro indizio. Nell'estate 2001 passa all'Atalanta per 30 miliardi di lire, risultando all'epoca l'acquisto più caro della storia della società bergamasca. Ieri? No. Filippo Inzaghi, no? Perché no. È scienza. Andiamo avanti? Vai, Curi? Di penultimo, con l'ultimo indovinano, Sì, con l'ultimo indovinano. Vince gli europei dell'Under 21 in Slovacchia nel 2000. Ma perché gli ultimi sono più difficili dei primi? Per assurdo è... No, questo l'ho fatto apposta, difficile. Fino all'ultimo, perché volevo il colpo di scena finale. Aspetta, ha vinto l'Under 21? Sì, nel 2000. Allora, attenzione, quell'Under 21 lì c'era... Sì. Luca Toni. Luca Toni. Ah, che l'hai detto, attenzione. Vai. Ultimo, questo l'ho indovinato. Non l'avessi preso. Non avevo capito che non l'avessi preso. No, non era lui. L'ultimo. Passa alla storia per la doppietta ai danni dell'Inter nel derby della stagione 2000-2001 vinto dal Milan per 6-0.
Direi che se ne va, no, me ne vado perché io non ho mai visto quella partita. Attenzione, no, ragazzi, no, cioè, volevamo farvi il trappolone con Gianni Comandini, ma non c'è riuscito. Perché no, ma noi non siamo tifosi veri, no. Fu un caso assurdo, perché un giocatore che poi in realtà possiamo dirlo era un po' mediocre. Però ebbe questo exploit nel derby dove fece due gol, passò la storia. Gianni Comandini. Che bella partita quella, tra l'altro. Fu una partita abbastanza incredibile. Vabbè, ricordi con la 9, con la 9. Tra l'altro, con la 9 del Milan. Cioè, uno schifo di acquisto, posso dirlo. Vabbè, comunque è andata bene che ne ha prese 2 da 10, perché sennò ero 6 a 5. Sì, vabbè, esatto. Sì, esatto. Se ne prendere 2 a 10. Sì, ringrazio FIFA. Bene, soltanto signori, perché non mi ricordavo Campos, perché Campos avevo beccato su. Ah no, avevo detto brasiliano.